Stasera un buon prosecco ci sta, perché questa sera andiamo a preparare dei gamberi molto speciali, li ho un po' elaborati, vedrete che poi alla fine vi piaceranno molto. Benvenuti nella mia cucina semplice, questa sera non è molto semplice, diciamo che potete prepararvi per la Pasqua. Giustamente abbiamo questi gamberi, guardate che belli, gamberi argentini, poi avremo dei fagioli borlotti, una mezza patata, del rosmarino, aglio, peperoncino, sale fine, sale grosso, olio e pepe. Vi prometto che sarà veramente un piatto speciale. Poi ci sarà una sorpresa. Guardate che meraviglia. Mi raccomando sempre del vostro fornitore di fiducia, la vostra pescheria. Prima di tutto andiamo a tagliare tutte queste zampine, che logicamente non si fanno vedere. Andiamo a tagliare la codina e poi vi faccio vedere questo trucchetto per poterlo fare bene. Mi raccomando, controllate sempre tutto. Tagliate la pancia con una forbice. Adesso un'operazione a cuore aperto viene meglio, eh? Un po' di pazienza. Ecco, e adesso non fate altro che togliere tutto il carapace che c'ha la nostra bella bestiola. Fatto questo, ora noi dobbiamo andare a togliere il budellino nero, mi raccomando, non lasciatelo mai. Vi faccio vedere come si fa. Con un coltellino o anche con uno stuzzicadente fate un'incisione al centro. Io ne ho già tirato fuori un po', mi raccomando, piano, lentamente sfilate questo budellino, vedete? E viene via tutto. E via. E mettiamo qua. Io ne ho già preparati altri e adesso andiamo a cominciare. Proseguiamo la preparazione. Io ho preparato tutti questi rametti di rosmarino per farvi vedere una cosa. Tolgo via tutti gli aghi, poi prendo il nostro pesciolina, io la chiamo così, la infilzo da sotto come se fosse uno spiedino. Ecco, e questo è il nostro primo spiedino. E continuiamo così con tutti gli altri. Il segreto di questo piatto è fatto in questa maniera. Io metterò del sale grosso dentro, sopra la padella, in questa maniera, vedete? È un tipo di cottura che ho studiato e ho fatto questo letto di sale grosso. Ora io non faccio altro che mettere i miei gamberi, tutti in questa maniera, mi raccomando, posizionateli bene, così fatto. Ora metterò un filo d'olio, accendiamo il fuoco e copriamo. E teniamo così per circa 2-3 minuti. Fatto questo, mi raccomando, non aprite il coperchio, lo lasciate così, spegnete il fuoco e lo lasciate riposare per ancora un paio di minuti. Ho spostato di piano di cottura i nostri gamberi argentini e passo alla cottura dei fagioli. Un filo d'olio, non tanto, mi raccomando. Mettiamo il peperoncino già tritato e lo spicchio d'aglio e aspettiamo che l'olio cominci a fare quel friccicorio. Buttiamo dentro i fagioli. Io per comodità ho preso quelli già precotti, perciò non ci vorrà molto alla cottura. E aggiungiamo un pochino d'acqua. Ok, e lasciamo così cuocere per un 5 minuti. Dopo un paio di minuti aggiungo un po' di quei rametti che avevo del rosmarino, che dà molto profumo. Nel frattempo che i borlotti si sono cotti, diciamo, ho spento la fiamma dei gamberi.
e adesso metto tutto quanto, tutto. Questo procedimento io ve l'ho già fatto vedere in un altro mio video. Andate a controllare. Tutto quanto, non lasciamo niente. Per rendere più cremosa questo fagiolo, io ci metto un po' di patata già lessata, un pizzico di sale, non tanto, c'è sempre tempo da poterlo mettere, da aggiungere, un filo d'olio e cominciamo a frullare. Crema è pronta, la mettiamo in un vasettino perché poi dopo andremo a intingere i nostri gambi qua dentro. Come vedete sono leggermente cotte. A questo punto io prendo i gamberi e li copro, come vi ho detto il mio segreto era questo qui, con della pancetta. Voi direte, ah però, sì, è proprio così, vedete? E li riposiziono sopra il sale grosso. A questo punto riaccendo la fiamma e sfumo con un pochino di vino bianco. Vedete? Li bagno così, gli faccio un po' di doccina, copro e aspetto ancora un paio di minuti. Spegniamo, guardate che roba, mamma mia che meraviglia. Ora non ci resta che impiattare, sono già cotti, ci vogliono pochi minuti, mi raccomando la fiamma deve essere medio-bassa, non alzatela mai troppo. Eventualmente aggiungete un po' di filo d'olio se dovete proprio vedere che si diventano troppo asciutti. E adesso andiamo ad impiattare. Che ne dite ragazzi? È venuto fuori un bel lavoro, eh? Adesso vi voglio far vedere come si fa, perché bisogna fare anche l'assaggio. Prendiamo il nostro gamberone e andiamo a pucciare, vedete? E adesso, vabbè, buono. Mi raccomando, provate anche voi a fare questo piatto. E vedrete che mi darete ragione. Ciao ragazzi, vi aspetto nella mia cucina semplice, sempre sui miei social, YouTube, tanto continuo a mangiare, Facebook e Instagram. Mi raccomando, condividete e seguitemi. Ciao a tutti!